Buongiorno a tutti, eccomi tornata con questa nuova challenge, la 7 Toddler Challenge. Sono passati 2 giorni e questo è il terzo giorno per la nostra Veronica, che al momento è felice fortunatamente. Avrebbe bisogno di riposare e di mangiare un pochettino, quindi quasi quasi le farei fare un pisolino così si rilassa un attimo, si riprende visto che la giornata non è ancora iniziata. Poi abbiamo 4 bambini che sono tristi e 3 bambini che sono molto infuriati. Molto bene, perché hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di mangiare, del bagnetto e tutto quanto. Tra l'altro, grazie a voi sono andata a mettere la lavatrice e l'asciugatrice, perché non mi ricordavo più di questa espansione, quindi i vestiti dei bambini restavano sporchi proprio perché avevano bisogno di essere lavati in lavatrice e non di essere lavati i bambini stessi. Quindi sono andata a mettere la lavatrice e l'asciugatrice, li ho messe qui in bagno, e poi io direi di partire. Quindi facciamo un attimo riposare Veronica un attimino. Intanto tu hai fame e hai bisogno di andare in bagno, quindi facciamo una cosa: visto che tu sei capace, usa il vasino. E poi Veronica, direi di svegliarti e di venire qui a preparare qualcosa da mangiare. Quindi cucina, anzi facciamo servi la colazione, no, facciamo cucina e prepariamo per colazione. Cosa possiamo preparare? Vediamo un po'. Per dei bambini possiamo fare non saprei, facciamo macedonia di frutta formato festa. Vediamo un attimo. Ok, dai, hai riposato abbastanza. Vai a preparare la colazione. E poi, come si può notare dalla cesta, il bucato, questa cesta del bucato è piena, quindi ci saranno da lavare un po' di vestiti. Magari nel frattempo facciamo venire qui tutti i bambini. Vai qui. Magari giocate tutti insieme qui fuori, intanto che lei prepara qualcosa da mangiare. Come ad esempio è qui. Cos'è? Tu vieni qua e giocaci dentro, anche tu vieni qua e giocaci, gattonaci dentro, lo stessa cosa falla anche tu, e poi tu vieni qua e scivola, e tu vieni da quest'altra parte e arrampicati, così almeno loro si distraggono un attimino. Perché non hai finito di preparare la macedonia? Riprendila assolutamente. Vediamo un attimo. E sei a disagio perché hai bisogno di mangiare, dai, un attimo, e anche di divertimento in realtà più che altro, quindi magari dopo facciamo gioca una partita. Brava. Poi magari cambiamoci anche da abito, cambi abito e mettiamo il look quotidiano. Sì, lo so che avete molta fame, sto preparando da mangiare infatti. Un attimo di pazienza. Voilà, perfetto. Quindi io direi di posizionare la macedonia di frutta qui sul tavolino e a questo punto di chiamare a tavola. Chiama a tavola. E così tutti i bambini possono venire qua a mangiare. Poi ho bisogno anche di ripulire qui. Chiama a tavola prima, poi mangi, dai. Anche tutte queste cose le facciamo dopo. Prima vai a chiamare i bambini a tavola. Eccoli qua, che alcuni si sono arrangiati. Perfetto. E prendi una porzione. Tu hai bisogno di mangiare, quindi vieni qua e prendi una porzione. Avete tutti molta fame, quindi prendete tutti una porzione, da bravi. Chi sta piangendo? No, grazie, non ho tempo. Mordi, manda via, abbraccia affettuosamente. Allora, cerchiamo un attimo di capire. Tu hai bisogno di mangiare e di lavarti.
La vescica è a posto. Loro intanto stanno mangiando tutti. L'unica che non sta mangiando è lei, perché è qui fuori. Oh 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 oh. Lei è molto molto triste. Quindi vieni qua e prendi una porzione. E poi bisogno anche di un bagnetto. Quindi io direi Veronica, continuo a chiamarla Jessica, mi sono accorta. Direi di cambiare il pannolino e poi di altre scelte, cura del bebè, di fare un bagno. Poi io direi che forse è arrivato anche il momento di chiedere aiuto a una babysitter. Mi sa proprio di sì, perché è un po' difficile fare tutto da sole. L'unico che è contento è Mattia. Mattia è felice, mamma mia che bravo. Quindi tu vieni qui e disegna con il lama. Tu invece solo bisogno di un po' di attenzione, quindi vieni qui da lei e balbetta e poi facciamo abbraccio affettuosamente. Poi abbiamo anche da sistemare tutto, da ripulire qua, perché sennò resta tutto incasinato. Quindi togliamo tutto. Perfetto. Poi cos'altro possiamo fare? Lui ha bisogno di lavarsi, quindi a questo punto direi altre scelte, cura del bebè, facciamo un bagnetto a Luca. Fai un bagno con la schiuma, vieni subito qua a fare il bagnetto con la schiuma Lucas, perché dobbiamo iniziare a lavarli tutti adesso, hanno tutti bisogno di essere lavati, partiamo da lui. E poi direi tutti voi bimbi venite qui uno alla volta, tu hai bisogno di essere lavata, sì, quindi vai qui. Tu idem, quindi vai qui. Tu invece Francesca, anche tu, quindi vai qui. Vediamo un attimo. Visto che è ancora sporco, probabilmente è il bucato, quindi facciamo il bucato e aggiungi alla lavatrice. Vediamo un attimo. Brava, portala alla lavatrice e adesso facciamo lava il bucato, dai. Perfetto, così la lavatrice sta andando, intanto facciamo racconta una storia. Tu invece hai bisogno di attenzioni, quindi vieni qui e abbraccia affettuosamente. Gioca. Chi sta piangendo? Aiuto. Nel frattempo chiedi aiuto con il vasino. Aiuto con il vasino. E anche per te. Aiuto con il vasino. Quanto manca la lavatrice? Ancora un pochettino. Vediamo quando ha finito. Non ancora. Altre scelte. Cura del bebè. Cambi abito. Proviamo a mettere questo. Vediamo un po'. Poi anche con lui, altre scelte, cura del bebè, cambi abito e facciamo questo. Vediamo se la lavatrice ha finito, no. Quindi nel frattempo, visto che abbiamo Veronica che è un po' stanca, io direi fai un pisolino. Ne hai proprio bisogno. No, volevo farti cambiare d'abito. Vabbè, l'ho annullato per sbaglio. Niente, vieni a dormire che sei parecchio stanca. Qua abbiamo ancora una porzione. C'è qualche bambino che ha fame? Vediamo un po'. Allora, mi sa che l'unico che ha un po' più di fame è lui. Esatto, quindi vieni qua e prendi una porzione. Dove sei? Ah, sta già mangiando. Perfetto. Sistemiamo un po' la cucina perché ce n'è bisogno. Un po' di piatti sporchi in giro. Perfetto. E voilà, allora
E a questo punto il bucato, sì, prendi, sposta il bucato e aggiungi all'asciugatrice. Cosa c'è, tesoro? Luca sta piangendo tantissimo, poverino. Allora, controlla il bebè, poi facciamo, cambia il pannolino e poi facciamo, altre scelte, cura del bebè e facciamo, cambia abito, vediamo. Questo, vediamo se... Ah, perché è stanco, cucciolo, mettilo a letto. Cioè, lui è l'unico felice, cioè rendiamoci conto, lui ha bisogno di un bagnetto, quindi direi di venire qua e chiedi del bagno. Balbetta, no, vai subito a chiedere del bagno a Veronica, così ti fa il bagnetto da bravo, vai. Piccolo, eccolo che sta andando. Anche lei, Melissa, ha bisogno di divertimento, di attenzione e di bagno, e di un bagnetto, quindi la farei venire qui anche lei e chiedi del bagno. Tu stai dormendo, quindi ok, anche tu stai dormendo, quindi ok. Tu hai bisogno di nulla, meno male. Ok, tu stai facendo il bagnetto, quindi sei felice, finalmente. Tu hai soltanto bisogno di mangiare, però tutto a posto, e anche tu hai bisogno di un bagnetto, quindi vieni qua e chiedi del bagno. Sono le 4 del pomeriggio, soltanto le 4 del pomeriggio. E mancano ancora 5 giorni al passaggio di età dei nostri bebè, 5 giorni al termine di questo challenge. Insomma, vediamo se riusciamo a far crescere tutti i bambini tranquillamente. Lei è stanca, quindi direi di fare una dormitina. Anzi, vieni qui sul divano e facciamo. Fai un pisolino. Perfetto. Allora, vediamo un po' i bambini. Lucas ha soltanto bisogno di un bagnetto. Intanto, però, lasciamolo riposare. Mattia ha bisogno di dormire, quindi vieni qua e dormi. Poi abbiamo Elisa, anche lei ha bisogno di dormire, quindi vieni qui e dormi. Loro due stanno già dormendo e lei ha bisogno di attenzione, di divertimento, quindi vai a divertirti un po'. E quasi quasi potremo far uscire tutti i bambini che hanno bisogno di divertimento e farli giocare qui. Quindi vediamo un attimo. Lei ha bisogno di divertimento ed eccola qui. Lei ha bisogno di divertimento, quindi dopo vieni qua e ci gattoni dentro. Dopo il pisolino, la stessa cosa. La fai anche tu, vieni qua e ci gattoni dentro. Poi abbiamo Lisa che è molto triste, quindi anche lei, vieni qui, gattonaci dentro. Lui adesso è felice finalmente perché è tutto bello pulito, ha mangiato, ha soltanto bisogno di andare a fare, di utilizzare un po' il vasino. Quindi visto che lui è indipendente, facciamogli usare il vasino da solo. E intanto, ma perché sei finita qui? Ti ho detto di andare a dormire, fai un pisolino, sciocca. Che se no non resisti fino a sera. Poi probabilmente da domani chiederò l'aiuto di una babysitter perché ce n'è assolutamente bisogno. Vi ricordo che per questa challenge l'unica regola, insomma, è non avere un lavoro, la Sim non deve avere un lavoro, però può chiedere almeno l'aiuto o di un babysitter o di una babysitter o di un maggiordomo. Io probabilmente chiederò l'aiuto della babysitter. Intanto sta riposando un pochettino, quindi intanto che lei fa questo, direi di spostare i piatti sporchi qui in cucina, perché già avere 7 bambini che girano per casa è complicato. Se in più lasciamo anche la casa tutta disordinata, è davvero un macello. Quindi mettiamo via. Allora, tu sei furente, furente perché hai fame. Quindi a questo punto vieni qua, bellissimo Mattia. E prendi da mangiare, quindi questo te lo metto qui e poi mangia la macedonia di frutta prima di andare a fare il riposino. Andrea ha raggiunto il livello 2 di vasino, bravissimo. Poi hai bisogno di un po' di attenzioni e di dormire, quindi magari vieni qua e fai un pisolino. Eccolo qua che sta facendo. Sta utilizzando il vasino. Lui, avendo il tratto indipendente, almeno può arrangiarsi da questo punto di vista. E
bimbe invece sono tutte fuori a giocare. Eccole qui, però sono molto tristi, quindi altre scelte. Amichevole, facciamo abbraccia. Poi direi, Veronica, di svegliarti perché hai dormito abbastanza, però alte. Veronica ha un po' di necessità, come? Farsi un bagno, mangiare qualcosa, andare in bagno. Quindi io direi di venire qua e di usare, poi di farsi una doccia veloce e poi di preparare qualcosa da mangiare, assolutamente. Dai, vai, un attimo. Poverina, è davvero complicato da sola gestire sette bebè, davvero molto molto difficile. Lucas ha bisogno di dormire, quindi a questo punto direi vieni qua e dormi. Poi lei è sveglia, sì, ha bisogno di dormire un pochettino, in realtà ha più bisogno di un bagno, però fa niente. Dov'è finita? Eccola qua. Perfetto. Altre scelte. Cura del bebè e fai il bagno con la schiuma. Ok, dai. Sei a disagio perché hai un po' di... Sei sfinita per il bisogno critico di energie. Poi ha molta fame e in più pannolini puzzolenti. Quindi sono le 9 di sera, cavolo, non ho fatto caso all'orario, è tardi, però è ora di servire la cena. Quindi cena e facciamo cucina, così facciamo la formato festa. E io direi di fare patatine con salsa, ma sì, dai, formato festa. No, sta per succedere, quindi magari vediamo se riusciamo a salvarla. Fai un pisolino, vediamo. No, mi sa di no. No, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sta per succedere. Tac, ok, è sfinita, povera. Quindi, cucina, abbiamo detto patatine con salsa, formato festa. Un attimino, poi dobbiamo metterli tutti a letto, ma però abbiamo un po' di bimbi molto molto tristi. Ad esempio, lei vieni qua e fai balbetta, chiama da te e abbraccia. Tu stai dormendo, perfetto. Tu hai bisogno di divertimento, quindi vieni qua e gioca, forma sim. Lei è molto molto triste, poverina, lei sta malissimo, è tutta rossa, tutte le necessità sono completamente rosse. Aiuto. E sono le 10 di sera, quindi direi che poi è arrivato il momento di mettere a letto i bambini, o perlomeno quello che riusciamo a fare. Poi chiudo qua la puntata. E da domani direi che è assolutamente necessario l'aiuto di una babysitter. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ma mi sa che è proprio necessario. Hai recuperato un po' le energie? No, dai, ti do ancora un attimo di tempo. Dai, 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 recupera un attimino, un attimino, un attimino, un attimino. Ok, direi che può bastare. Vai a preparare. Basta dormire. No, basta, vai a preparare le patatine, grazie. E poi facciamo una cosa. E altre scelte. Cura del bebè e facciamo cambia abito e mettiamole il pigiamino. Altre scelte. Cura del bebè, facciamo cambia abito e mettiamole anche lei il pigiamino e poi magari le cambiamo il pannolino. Quindi cura del bebè, cambia il pannolino, poi vai a cucinare. Altre scelte. Cura del bebè, cambia il pannolino anche a lei. Vediamo un attimo. Vediamo, vediamo. Poi bisognerà fare un altro giro di lavatrice, un altro bucato, perché i bimbi sono tanti e i vestiti sporchi sono parecchi. Perfetto. E poi sì, direi che è proprio arrivato il momento di fare il bucato, aggiungi alla lavatrice. Forse sarebbe anche bello e interessante avere una doppia lavatrice, perché davvero, i panni sporchi sono tantissimi. Perché ti sei seduta? Perché? Ottimo. Quindi, fatto questo, direi di
metterli a letto. Lei sta già dormendo, lei sta già dormendo. Abbiamo Francesca che è qui, quindi io direi di venire a dormire. Anche tu vieni qui a dormire. E poi Mattia, vieni qui e dormi. Vediamo se riusciamo a mettere a letto tutti, visto che è molto tardi. Vediamo. Manca qualcuno? Lei. È che è crollata. Vieni qua e dormi, oppure facciamo ora della favola. Poi si è svegliata lei, quindi torna qui e dormi. Da brava. E poi lei, eccola qui, e un'altra sveglia, dov'è? Eccola qua, Melissa. Melissa, vieni qua e dormi. Poi Veronica, lava il bucato. Oh, prima lava il bucato e poi vieni qua. Ok, si è addormentata da sola, perfetto. Quindi l'unica bimba che non sta dormendo è Melissa, che sta crollando qua. Ma ti ho detto di venire nel lettino. Vieni qua e dormi. Intanto, Veronica, intanto che aspetti, vieni qua e ripulisci. Poi qui in bagno c'è da pulire qualcosa, sì, qua, e pulisci. Poi che altro c'è da pulire? Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, guardate quanti panni da lavare ci sono ancora. Abbiamo 3 ceste piene. Dai, da brava, vai a dormire, bravissima. E a questo punto vediamo se... Guarda il bucato, no, non è ancora pronto e lei sta crollando. Sta crollando e sta succedendo di nuovo, quindi vieni qua e dormi. Vediamo se riusciamo a mettere a letto tutti, anche se sono un po' sporchi, hanno bisogno un po' di divertimento. Almeno stanno dormendo tutti, non mi sembra vero. Stanno dormendo tutti a luna di notte. Siamo riusciti a far addormentare tutti e anche lei si è addormentata, ovviamente. Vediamo un attimo. Ok, vieni, vieni a dormire, dai, te lo meriti. Te lo meriti proprio. E poi chiudiamo qui questo giorno, che è stato molto molto faticoso. Anche oggi è stata davvero dura. Sicuramente ho bisogno di una mano, perché i bambini hanno tante 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 necessità. Quindi sono le 2 di notte. Si è svegliato qualcuno? Sì, e si è svegliato Mattia. Ah no, sta dormendo. Allora si starà per svegliare? No. Esatto, si è svegliato, ma ci pensiamo nel prossimo episodio. Perlomeno adesso abbiamo 4 bambini che stanno dormendo e 3 invece che sono svegli. Al passaggio di età mancano ancora 4 giorni, 4 lunghissimi giorni. Siamo soltanto a metà ed è davvero molto molto complicato. In realtà, secondo me, dovrebbe essere più facile se si gioca senza parlare, senza fare un gameplay. Sicuramente penso che sia un attimo più semplice gestire la cosa. Però provateci davvero se ancora non avete fatto questa sfida, perché è molto divertente vedere quello che ne salta fuori, quello che si riesce a fare. Nulla, se questa challenge vi piace mettete un bel pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se secondo voi devo assumere, devo chiamare una babysitter. Secondo me è proprio arrivato il momento di chiedere aiuto, perché inizia davvero a diventare molto molto faticoso e non voglio rischiare di perdere nessun bambino, non voglio che nessun bambino venga portato via, quindi secondo me l'aiuto di una babysitter potrebbe essere molto utile, anche perché con l'espansione giorno di bucato adesso abbiamo un altro problema, perché ci sono i vestiti da lavare, da asciugare, tutto quanto, quindi bisogna stare dietro anche a questo. Nulla, vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio per aver seguito il video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!